buonasera a tutti e a tutte per la seconda edizione del nostro format Blind Coffee. È bellissimo, emozionante tornare di nuovo qui. Quindi, seconda stagione, prima puntata, nuovi ospiti, nuovi momenti, nuove emozioni, tutte da scoprire. Nella prima puntata noi abbiamo un artista, un performer, un imprenditore, quindi cofondatore dell'azienda Working Souls. Un bel applauso a Francesco Canale. Grazie Francesco per essere venuto qui a rompere il ghiaccio della seconda stagione, prima puntata. Sei un po' emozionato o no? Beh, intanto grazie a te, grazie a Museo Lavazza per l'invito e per l'opportunità di essere qui. Direi di partire proprio subito un po' in maniera rapida. Io ti ho presentato come appunto come artista, come performer, ma tu non sei solo questo, perché quando dovevo cercare un po' una descrizione io ho fatto un sunto, però tu di fatto non sei solo un artista, perché sei anche scrittore, sei anche... Vuoi un po' presentarti tu? Beh sì, diciamo che io nella parola artista faccio rientrare un po' tutto, anche il mestiere dell'imprenditore, perché credo che l'arte alla fine è quello che ha sempre mosso tutto quello che ho fatto e che faccio, a partire dal fatto che l'arte prima di tutto è idea creativa, no? E quindi anche quando fai impresa, anche quando scrivi un libro, quando fai tutta una serie di attività come faccio io, alla fine sono tutte idee creative che poi prendono forma e prendono vita. Quindi il termine artista io lo tendo in senso molto, molto ampio, molto inclusivo. E quindi sì, diciamo che mi piace utilizzare il termine artista perché credo che racchiuda un po' tutto alla fine. È un po', ecco, correggimi se sbaglio, l'arte forse è l'aspetto, cioè perché è proprio l'arte, no? Forse perché è quello che non ha limiti, che non ha regole, o comunque forse che le regole te le fai tu. Beh, l'arte sono tante cose che sintetizzarle è difficile. L'arte, secondo me, prima di tutto, per me è stata la mia ancora di salvezza da una condizione di vita, come potete vedere, non particolarmente favorevole. Nel senso che per me l'arte è stata fin da piccolo e continua ad essere tuttora il mio modo per riuscire ad andare avanti e per riuscire ad affrontare le difficoltà della vita. Nel senso che in tutti i momenti in cui c'è qualche cosa che non va, perché tu lo sai meglio di me, la società spesso non è educata nel modo giusto, eccetera, eccetera, l'arte è quello che mi aiuta a rialzarmi. Come dico sempre, non è uno psicofarmaco che prendi una volta e ti risolve tutti i problemi, ma è un qualcosa che però ti aiuta davvero ad andare avanti. L'arte poi è quello strumento che secondo me arriva al cuore delle persone in maniera leggera, portando dei messaggi importanti, no? Molto più di quello che possono fare le parole. L'arte ha questo superpotere, diciamo, di toccare l'anima delle persone in modo veloce, rapido, anche divertente. Ed è soprattutto l'arte, come dicevi tu, è quello strumento in cui non ci sono limiti, non ci sono barriere. L'arte è l'inclusione personificata, mi verrebbe da dire, è anarchia nel senso buono di questo termine, nel senso che, come dicevi tu, è quello spazio in cui non ci sono regole, le regole te le puoi creare tu, non esistono differenze, non esiste disabilità, non esistono tante cose, no? Per me è una benzina che mi manda avanti, insomma. Condivido. Pensa che, allora, io, vabbè, per chi mi conosce e chi ci segue, mi piace sempre avere questo talk per raccontare anche un pochino. Mi ricordo un episodio in cui a me da piccola piaceva molto disegnare ed era una cosa un po' particolare, anche perché comunque io da ipovedente, da cieca parziale, disegnare era uno sforzo veramente fisico, però mi piaceva. Gli altri si chiedevano, ma com'è possibile, come fai a mettere tutto ciò che è? Perché in effetti non necessariamente devi essere condizionato da come vivi, ma tutto ciò che hai nella testa lo puoi effettivamente trasmettere. Quindi è molto bello, mi è venuta in mente un po' questa immagine che volevo condividere, che di fatto magari non ha un grande collegamento, ma volevo condividerlo ed è una cosa molto molto bella. Ma io adesso ti chiedo, Working Souls che cos'è? Working Soul nasce per essere fondamentalmente un hub a 360 gradi sulle tematiche dell'inclusione. E inclusione, secondo me, è un termine un po' superato, nel senso che
inclusione preclude un noi e un loro, no? Preclude una normalità che accoglie, che include chi in qualche modo è diverso. Sarebbe bello che nel 2024, quasi 2025, si provasse, secondo me, anche a immaginare, no? nuove modalità, anche nuovi nomi per definire le cose. Però, per in modo convenzionale, diciamo che Working Souls si occupa di inclusione a 360 gradi, lo fa su vari fronti, tre principali: uno dedicato al mondo business, quindi al mondo delle aziende, in cui facciamo laboratori esperienziali, pittura con la bocca, perché appunto io prima di tutto sono un pittore, dipingo con la bocca da quando ho 6 anni. Facciamo dei game senza mani, in cui le persone si sfidano a provare a fare delle cose come le faccio io, quindi senza l'uso delle mani. E nelle aziende facciamo consulenza sulle tematiche cosiddette D&I, quindi diversity e inclusion. Ora c'è tantissima gente che ne fa, per fortuna, diversità, inclusione e formazione, però molti lo fanno avendo studiato la diversità o la cosiddetta disabilità sulla carta, che va benissimo, però un conto è averlo studiato sulla carta e un conto è viverla in prima persona, no? Quindi Working Soul vuole fare consulenza e formazione con persone che vivono la disabilità in prima persona, o che, se non la vivono in prima persona, sanno di cosa si parla perché hanno un parente, un figlio, un compagno, un genitore. Poi c'è tutto chiaramente l'aspetto invece legato al mondo dell'arte, della cultura, quindi facciamo progetti culturali, facciamo eventi, facciamo produzioni artistiche, abbiamo il sogno di aprire una casa editrice che si occupi di inclusione. E poi abbiamo una terza parte invece che è più sociale, un attivismo sociale finalizzato a portare risultati concreti, no? Cioè il fatto che un'azienda, anche un'azienda, possa fare attivismo sociale, quindi cambiare. L'ultimo esempio mi è capitato in questi giorni, una disavventura a Milano con la metropolitana di Milano, e abbiamo fatto un video che è diventato per fortuna virale e che sta portando dei cambiamenti, perché ATM, che è l'azienda dei trasporti di Milano, ci ha risposto, insomma si è mosso tutto un meccanismo, no? Quindi un attivismo sociale che porti risultati concreti e che porti anche, perché no, nuove opportunità di business. Perché se il business serve a migliorare la vita delle persone, ben venga, non credo sia qualcosa da demonizzare, no? Quindi diciamo che il focus fondamentale di Working Soul è proprio il tema dell'inclusione, declinato in tantissime ramificazioni. E fra l'altro siamo aperti a qualunque progetto, a qualunque idea che possa arrivare in questo campo. Ci piace molto il potere della contaminazione, a me piace chiamarlo così. Fantastico, no? È molto interessante. E fra l'altro, vabbè, hai anticipato un argomento che volevo andare a toccare, quindi proprio quello che ti è successo a Milano. Analizzare con te quanto davvero è importante fare formazione nelle aziende o verso le persone, anche il fatto che noi siamo qui, questo è sensibilizzazione. Quanto è importante, tu quanto credi che il mondo, forse adesso dico il mondo un po' vasto, però quanto pensi che sia aperto a questa tematica, quanto sia sensibile, cioè c'è tanto da fare? Allora, per fortuna, vabbè, io ho 35 anni, quindi non sono vecchio, però un po' di esperienza, diciamo, vissuta sulla disabilità ce l'ho. Devo dire che negli ultimi anni, per fortuna, le cose sono cambiate. Non sempre tutto quello che c'è oggi sulla disabilità, secondo me, è corretto. Per esempio, noi anche come azienda siamo molto distanti da tutta quell'immagine che spesso c'è della disabilità nel mondo business, cioè il disabile che ti viene a insegnare come devi vivere. Che purtroppo è partita non per colpa loro, ma è partita un po' dai campioni sportivi paralimpici, no? Da quel filone lì poi purtroppo è nata un po' un'immagine del disabile che ti viene a insegnare, no? Come bisogna vivere. Questo credo che sia fondamentalmente un'altra faccia della medaglia del discriminare le persone in senso negativo, no? Io dico sempre che sono passato in termini incazzato un giorno sì e l'altro pure, no? Quindi non ho da insegnare la felicità alle persone, piuttosto, come dicevi tu, sicuramente è importante che le persone conoscano quello di cui si parla, no? E soprattutto conoscano delle storie, delle realtà. Io ho fondato questa azienda anche per cambiare un po' il paradigma che c'è nella nostra società sulla disabilità, nel senso che molto spesso io, per tantissimi anni, come tanti, venivo chiamato, no? Venivo chiamato dalle aziende, venivo chiamato in TV, venivo chiamato dalle varie realtà. Cioè il disabile che va sempre un po' a traino di quello che gli viene proposto, no? Che recita sempre un po' un copione. Ecco, io ho voluto cambiare un po' il paradigma, ho fondato un'azienda perché ho scelto di diventare in qualche modo il padrone delle mie idee, il protagonista di quello che faccio, no?
Infatti molti quando mi dicono ah, hai fondato un'azienda, poche persone con disabilità in Italia fondano aziende, no? Perché c'è sempre questa cosa di andare un po' al traino di tutto quello che ti viene proposto. Quindi provare a ribaltare l'ottica delle persone con però degli esempi concreti, con delle cose tangibili, non con chiacchiere, che se ne fanno tantissime oggi di chiacchiere. Per carità, meglio fare chiacchiere che non fare nulla, no? Però oltre le chiacchiere, secondo me è importante oggi portare degli esempi concreti alle persone, nelle aziende, nelle associazioni, nella vita quotidiana delle persone, no? Dimostrare che effettivamente la disabilità non è un mondo a parte, ma è parte del mondo e non esiste fondamentalmente un noi, un voi, un noi, un loro, no? Ma siamo tutti parte di un'unica grande collettività diversa, diversificata. Guarda, per collegarmi un po' e fare un esempio un po' artistico, ad esempio anche a me capita spesso di andare magari a fare formazioni nelle aziende, nelle scuole anche, e tutti pensano sempre che la disabilità sia parte, sia un altro mondo, quindi c'è il mondo della non disabilità e il mondo della disabilità. In realtà è, come dicevi tu, una sfumatura di uno stesso mondo, ma che secondo me è solo una caratteristica fisica, cioè il fatto che tu non puoi camminare, il fatto che io non posso vedere è alla pari di una persona, poi qualcuno potrebbe non condividerlo, ma è alla pari di una persona che è pelata, è una persona che ha i capelli lunghissimi, una persona che è bionda, è una persona che è castana o rossa, quindi alla fine è veramente un aspetto fisico e dovrebbe, e tutto questo forse è utile perché dobbiamo iniziare a entrare in quest'ottica e non vedere sempre la persona allora che non può camminare, prenderla da un altro punto di vista e magari avere anche un atteggiamento differente, perché spesso una volta parlavamo, si rientra sempre nel discorso del pietismo, allora quella persona la tratta in un determinato modo, allora quella persona si potrebbe offendere, allora quella persona potrebbe essere super sensibile, in realtà tutto questo non è vero, perché una persona pelata non la tratti in maniera diversa perché non hai capelli, magari la battuta gliela fai anche, sì. Se si è pettinato la mattina, ecco, questo atteggiamento noi dobbiamo avere, è giusto? Sì, ma io mi hai perfettamente rubato le parole di bocca, nel senso che io dico spesso una frase che può essere anche interpretata, a volte viene interpretata male, però poi secondo me va sempre, le cose spiegate poi vengono comprese. Io dico sempre che la disabilità non esiste. Non esiste nella misura in cui, come dicevi tu, è una condizione fisica come tutte le altre. Poi sicuramente è vero, è altrettanto vero, altrimenti non saremmo qui a parlarne, non avrei fondato un'azienda, che ci sono tutta una serie di difficoltà che chiaramente chi ha una disabilità ha in più rispetto alle altre persone, un po' perché ci sono oggettivamente delle difficoltà oggettive che però possono essere superate con la forza di volontà, no? Io ad esempio ho imparato a fare moltissime cose da solo, senza mani, proprio perché, non perché sia particolarmente bravo, ma perché necessità aguzza ingegno, no? Quindi ho iniziato a scrivere al cellulare con il naso, ho imparato a bere da solo, a mangiare da solo, a fare tutta una serie di cose. Poi ci sono delle difficoltà, però sono dovute dalla società che non è strutturata nel modo giusto, non è inclusiva nel modo giusto, soprattutto dal punto di vista delle barriere fisiche, ma soprattutto delle barriere mentali. Però poi si ritorna al punto di partenza: le barriere mentali fondamentalmente nascono da una scarsa conoscenza o da una conoscenza sbagliata della realtà dei fatti, sia in positivo che in negativo. Cioè, ti faccio un esempio: io sono andato quest'estate, sono andato in vacanza in Sicilia e il proprietario del B&B, pensando che mi ingombrasse al passaggio del bagno, ha tolto un bidet. Ha smontato letteralmente il bidet dal muro e ho scoperto che l'aveva fatto perché pensava che quel bidet mi ingombrasse il passaggio con la carrozzina. In realtà io ci passavo benissimo, però quella persona, in un eccesso di zelo e in una mancanza di conoscenza reale della situazione, ha fatto un'azione che è stata in qualche modo discriminante, perché a me il bidet serviva come a tutti, no? non essendo francese. E quindi voglio dire che a volte la mancanza di conoscenza non porta solamente cose in negativo, anche eccessi di zelo che però provocano comunque dei problemi, no? Quindi è importante fare un lavoro di conoscenza effettiva e reale, che non deve essere né sbilanciata nel più né nel meno, ma proprio effettiva su quella che è la situazione. Ed è quello che per esempio noi facciamo con le aziende, che spesso hanno le difficoltà oggettive a capire come tirare fuori il potenziale ad esempio dei lavoratori con disabilità. Io adesso ti faccio una domanda, o un po' una curiosità. Tu hai scritto un libro. Qual è stato il meccanismo che hai
per cui tu hai voluto scrivere un libro? Perché tipo, io adoro parlare, ma il mio sogno nel cassetto è scrivere un libro. Io di fatto ho una bozza che è da 2017 nel cassetto, che di anno in anno si arricchisce, ma continua a rimanere lì perché non ho il coraggio fondamentalmente di condividerlo. Quindi cosa... Ma in realtà il libro che ho scritto, molti si stupiscono di questa cosa, non è un libro che parla di me, della mia vita, è un libro, c'è un capitolo in realtà autobiografico, però all'interno di cinque capitoli più ampi, è un libro che è una raccolta di, fa parte diciamo della mia veste autoriale, nel senso che io fin da piccolo scrivo racconti, storie, sceneggiature, ho fatto alcuni progetti anche con la RAI, con il Clan Celentano, quindi scrivere, inventare storie è un qualche cosa che fin da piccolo mi amo molto. Questo libro è una raccolta di 40 testi, fra l'altro si chiama, facciamo un po' di pubblicità, si chiama Le corde dell'anima, è pubblicato dalla casa editrice Scatole Parlanti, lo potete ordinare, vabbè, nelle librerie, negli vari store online. Ed è una raccolta di 40 testi che sono l'incrocio tra la poesia e il racconto breve, su varie tematiche dell'esistenza umana. Diciamo che il taglio di fondo di questi testi è quello di cercare di arrivare all'anima delle questioni senza fare troppi giri, quindi sono testi in cui in genere quando uno scrive, almeno io personalmente quando scrivo tendo ad abbellire, ad aggiungere a particolari, no, ricercati, decorazioni. In quel caso ho cercato di mettere sul foglio solamente quello che sentivo pulsare nella testa. Ci ho messo 10 anni per scriverlo e pubblicarlo, proprio per quello che dicevi tu, nel senso che io in realtà non pensavo nemmeno di scrivere un libro, ho scritto prima lo spettacolo teatrale, perché poi dal libro c'è appunto, parallelamente c'è uno spettacolo teatrale omonimo, però poi facendolo leggere alle persone che avevo intorno mi hanno detto ma perché non ci fai un libro? E quindi da lì ho deciso di provare a dargli un ordine, un minimo di contesto, quindi ho diviso i testi più o meno secondo le tematiche che li accomunano. Mi sono trovato la casa editrice, insomma ho fatto tutto un bel lavoro di sbattimento, come si dice. Le opere artistiche hanno una loro vita che va avanti, no? per conto loro, anche con pochi mezzi, se non quasi di nulli. No? E il potere dell'arte, a proposito di quello che dicevamo prima, è proprio questo, il fatto di rompere qualunque tipo di barriere anche con poco. Insomma. Ma io ti chiedo ancora, ma c'è un significato dietro a Anima Blu? Anima Blu è il mio nome d'arte. Io l'ho scelto quando ero ragazzino perché volevo un nome d'arte, non perché non mi piacesse il mio, ma oggi è di moda, nel senso che tutti hanno nomi d'arte, anche per il fatto che su Instagram tutti quanti hanno i nick. Quando ero piccolo invece era più una cosa degli artisti proprio, che facevano il mestiere dell'artista. No? E poi in realtà è nata da una mia riflessione personale, nel senso che io sono convinto che l'essere umano sia composto da tre elementi che sono il corpo, la mente e l'anima. A livello così concettuale, a livello di idea artistica, mi piace pensare che l'anima sia la parte più profonda di ciascuno di noi e soprattutto la sede di tutte le idee, di tutte le ispirazioni artistiche, e quindi anima per quel motivo. Poi il blu, vabbè, intanto mi piace molto come colore, dicono che il blu è il colore della guarigione universale, cioè che quando tu stai male, hai qualche problema, soffri, se osservi qualche cosa di colore blu inizi subito a stare meglio, no? Mi piace l'idea che con la mia arte le persone possano stare in qualche modo meglio. Poi lo dicevo, me lo ripetevo in testa, anima blu suonava anche bene, ma sì, va bene, scelto. mi piace, te l'approvo anch'io, assolutamente. Poi guarda, parli con me che il mio cognome, non per parlare di me, però mi fa sorridere, il mio cognome è La Verde. Di recente, ma saranno almeno 2 mesi, che la gente mi chiede se è il mio nome d'arte, in realtà è il mio vero nome. Da questo sto pensando di fare, non so, qualcosa, dico magari di stile, utilizzerò il verde, in fondo Verde Speranza magari, chi lo sa. Ti ringrazio Francesco, perché davvero è stato un piacere aprire con te la seconda stagione di Blind Coffee, veramente è stato divertente. Anche per me, grazie. Ovviamente Blind Coffee non finisce qui, perché è il format che ti fa assaporare la vita, quindi adesso noi andremo effettivamente ad assaporarla con la Blind Coffee Experience, quindi un momento veramente non solo di coccola ma anche di unione, di comprensione, per capire che anche utilizzando meno sensi è possibile comunque rendersi conto di ciò che stiamo facendo e di viverlo appieno, e non c'è modo migliore di immagazzinare un qualcosa, proprio un evento, per poterlo fare suo e portarlo a casa. È stato un vero piacere essere ospite di Blind Coffee in un contesto bellissimo, fantastica la conduzione della mitica Mara. Credo che abbiamo affrontato tematiche importanti legate alla disabilità, all'inclusione, in modo nuovo, insolito, come un po'
insolita tutta l'esperienza del Blind Coffee. Sempre bello trovare aziende sensibili a questo tipo di tematiche che portano avanti dei messaggi importanti in modo anche leggero, anche in modo divertente, piacevole, come può essere appunto bere un caffè in modalità differenti rispetto al solito. E speriamo che questo chicco di caffè, mi verrebbe da dire invece che seme, che questo chicco di caffè possa crescere e diffondersi sempre, sempre di più, in modo inclusivo, più possibile.